Bene, ecco, sono le 5 e 3 minuti e quindi se siamo pronti io inizierei questo nostro incontro. Intanto permettetemi innanzitutto di ringraziare il professor Burci che ha accettato l'invito che gli abbiamo rivolto qualche giorno fa a essere presente oggi a questo nostro incontro online. Ed è un incontro che ovviamente verte su un tema del tutto particolare che voi conoscete, ma del quale adesso parleremo. Però prima di parlare del tema molto brevemente, poi cedere la parola al professor Burci, vorrei presentare il professor Gianluca Burci che insegna al Graduate Institute di Ginevra. Dopo una lunga e prestigiosa carriera alle Nazioni Unite, prima a Vienna, poi a New York e poi a Ginevra, dove per una decina d'anni ha svolto il ruolo di consigliere giuridico dell'OMS. Quindi non c'è nessuno forse più adatto del professor Burci che unisce la sua conoscenza sul terreno di tutta una serie di questioni concernenti la cooperazione internazionale, soprattutto nel campo della sanità, e a una conoscenza, direi, accademica, una conoscenza teorica che però nel suo caso, devo dire, si sublima nella esperienza pratica che sta dietro. Il professor Burci è autore di numerosi contributi nel settore del diritto internazionale. Negli ultimi anni si è dedicato anche molto, ovviamente, prendendo anche spunto dalle sue attività più recenti, al tema del Global Health, tanto che è appunto professore a Ginevra di Global Health Law. E avremo l'onore e il piacere di averlo qui a Trento nel prossimo autunno come visiting professor. Come dicevo a Gianluca, in verità io sono molto contento di avergli chiesto questa grande cortesia di venire da noi a fare il visiting professor nel corso di diritto delle istituzioni internazionali prima che scoppiasse la pandemia, sulla base degli antichi rapporti personali di amicizia che ci legano e anche sulla base, soprattutto, io direi, della sua competenza. Il tema di oggi è un tema che abbiamo scelto ovviamente non a caso: Covid-19, diritto internazionale e futuro delle organizzazioni internazionali. È un argomento che non può essere naturalmente esaurito nel giro di poco meno di un'ora e quindi non possiamo, per quanto ovviamente proveremo a toccare tutta una serie di questioni, proverò il professor Burci a toccare tutta una serie di questioni con la mia assistenza, ma assistenza da lontano, ancora più da remoto, vista la mia ignoranza profonda in materia. Ma è un tema che non poteva non essere affrontato da noi qui a Trento, che abbiamo fatto delle questioni connesse allo studio del diritto internazionale e della cooperazione internazionale in vari settori, una sorta di filone un po' particolare di ricerca rispetto ad altre università e ad altre istituzioni. È chiaro che la crisi attuale si colloca in un momento di profonda crisi del multilateralismo ed è altrettanto chiaro che vicende come quelle che stiamo vivendo, in relazione anche a un clima politico in diversi paesi che non è favorevole alla cooperazione internazionale in quanto tale, tranne ovviamente poi a scoprirne i vantaggi e in alcune circostanze direi la indispensabilità, fare un po' macchina indietro. Io do subito la parola al professor Burci, dovrei soltanto da un punto di vista organizzativo dirvi come ci muoveremo. Il professor Burci presenterà
la sua relazione. Se sarà il caso, magari di tanto in tanto proverò a intervenire anche per rendere ancora più vivo il tema. E nel frattempo, però, chi volesse rivolgere domande al professor Bucci alla fine della sua relazione, può farlo utilizzando la funzione chat e indirizzando le domande direttamente alla dottoressa Mussi, Francesca Mussi, che è qui con noi e che prenderà nota e al momento opportuno interverrà per presentare le domande che sono state rivolte al professor Bucci. Quindi io direi, ringraziando ancora il professor Bucci, ma anche tutti i partecipanti a questo incontro, che ormai siamo, scusate, ci sono altre 3 persone che vogliono essere ammesse, ecco, siamo già oltre il numero di 90, gli do la parola e pregandolo appunto di presentare il tema per una mezz'oretta. Gianluca, a te, grazie. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Grazie al professor Nesi di avermi invitato. Per me, devo dire, un'occasione molto gradita perché non ho molti rapporti con le università italiane. Sono all'estero da 32 anni e ho molti più rapporti con università inglesi, tedesche, americane che italiane, per vari motivi. Per cui è particolarmente gradito. La seconda premessa è che io lavoro e parlo nella mia vita quotidiana in inglese da 32 anni. Il mio italiano si è un po' arrugginito, e per cui già chiedo scusa che se sembro un emigrante, perché sono un emigrante, e se mi manca la parola in italiano a volte userò quella inglese, su cui sicuramente tutti conoscono, insomma, il gergo del diritto internazionale. Dunque, senza ulteriori indugi, ovviamente il titolo di questa presentazione è molto ambizioso e quindi, come ha detto il professor Nesi, in una mezz'oretta ci sarà solo il tempo così, di sfiorare vari argomenti. Vorrei soprattutto dare un'idea di quelli che sono gli aspetti istituzionali e legali della preparazione e la risposta a questo tipo di eventi, perché il diritto sanitario, il diritto della salute globale non è proprio mainstream, come si dice in inglese, è quindi un argomento un po' più da nicchia che magari vale la pena di scoprire un pochino di più e magari può interessare anche gli studenti per approfondimenti. Non dico molto su quello che sta succedendo in questo momento, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, se no non saremmo tutti qua davanti allo schermo di un computer. Anche come ha detto il professor Nesi, questa crisi arriva in un momento già storicamente non favorevole al multilateralismo, a un ruolo forte delle organizzazioni internazionali e quindi ha accentuato anche il ripiego sul nazionalismo, sull'isolamento, sul chiudere le porte, sul prendere misure unilaterali, sul reagire al panico con una specie quasi di riflesso istintivo di guardare all'interno, piuttosto che cercare di migliorare strumenti di coordinamento. Questo è un aspetto che decisamente dovremo rivedere in futuro. Non è tutto oscuro e tragico, perché da un punto di vista della cooperazione internazionale ci sono, penso, degli spiragli positivi. Per esempio, sulla questione cruciale della ricerca su vaccini e su antivirali. Su questo, dal primo momento di minacce reciproche, c'è un momento di profondo impegno. Soltanto ieri c'è stata una riunione virtuale coordinata dall'OMS, dove vari paesi, la Fondazione Gates, hanno promesso 8 miliardi di dollari in 2 ore. Una cosa mai vista. Ovviamente devono materializzarsi, non è chiaro chi gestirà questi soldi, ma è chiaro che c'è un impegno e un tentativo di gestione più multilaterale di una cosa cruciale, che non è solo la ricerca, è l'accesso. Il fatto che i vaccini dovrebbero essere accessibili a tutti e a condizioni che anche paesi in via di sviluppo possano permettersi. Quindi questo per me è uno spiraglio di luce in un paesaggio abbastanza oscuro per il momento. Quindi, momento di
di confusione, penso che lo stiamo vivendo, quindi anche di reazioni abbastanza a breve termine, qualche ansia sul multilateralismo e vediamo un pochino cosa riusciamo a dire su questo in mezz'oretta. Quindi in questa mia presentazione vorrei toccare tre aspetti. Il primo, come ho detto, parlare un po' del regolamento sanitario internazionale e dell'OMS, cioè le prime linee di difesa istituzionali e legali per la diffusione internazionale di malattie. Il secondo, due parole che, su argomenti che magari state studiando in questi giorni, sull'impatto dell'epidemia su altri regimi giuridici, vengono in mente soprattutto diritti umani e commercio. E il terzo, due parole sulle implicazioni per il multilateralismo e le organizzazioni internazionali. È un po' presto, penso, per dare solo cercare di dare diagnosi e prognosi, però alcune tendenze, a mio parere, sono già visibili. Cominciando col primo aspetto, che suppongo sia meno conosciuto a studenti di diritto internazionale. Prima di tutto, l'OMS e il regolamento sanitario non sono nati negli ultimi decenni, sono l'ultima versione, se volete, di una tradizione, di una storia ben più lunga di cooperazione internazionale per proteggersi dall'epidemia, che è cominciata in maniera più robusta a metà 800, quindi veramente sono due secoli di cooperazione, di regolamentazione e di istituzionalizzazione, perché ovviamente i microbi, i patogeni non conoscono frontiere e si muovono insieme alle persone, agli eserciti, alle merci, agli animali. E quindi più è liberalizzato gli scambi internazionali, più ci sono rischi sanitari. In un mondo iperglobalizzato come quello attuale, dove i tempi di reazione non sono più 2 settimane in attesa che arrivi il bastimento, ma sono 2 ore prima che arrivi il volo, anche i tempi di reazione e gli strumenti devono adattarsi a delle situazioni completamente diverse e impensabili ancora pochi decenni fa. Quindi c'è tutta una lunga storia. E anche l'OMS nasce su esperienze precedenti, che erano molto focalizzate sulle malattie comunicabili. L'OMS dà una svolta, perché se guardate la Costituzione, ha un mandato molto ampio, molto innovativo, che punta alla salute come diritto umano, che punta alla salute come uno strumento di sviluppo sociale ed economico internazionale. Quindi con un mandato molto flessibile, che permette ovviamente, a seconda della politica del momento, all'OMS di giocare un ruolo più o meno di attore per la risposta alle malattie, ma anche di inglobarlo in una visione più vasta, non soltanto l'aspetto biomedico molto stretto. Abbiamo il vaccino, punto, fine della storia. No, il vaccino deve calarsi in realtà sociali, politiche ed economiche molto complesse e molto ineguali. Dunque, parlando un attimo del regolamento sanitario, ancora questo, come ho detto, è l'ultima versione di regolamenti e convenzioni sanitarie che cominciano a entrare in vigore e quindi a organizzare e coordinare il rapporto tra gli stati dalla fine 800, quindi ancora una volta una lunga storia. E però il vecchio approccio, che è basato su una lista di malattie, un aspetto passivo, blocchiamoli alla frontiera, all'aeroporto, al porto, appunto alla frontiera, piano piano diventano obsolete, per cui vengono riviste in maniera radicale dopo la crisi del SARS nel 2003. Ed è quello un momento di svolta. È importante dirlo perché se non si ha questo piccolo inquadramento storico, non si capiscono le caratteristiche del regolamento sanitario e non si capiscono anche le sue debolezze. Quindi cosa succede? Primo, cioè, partire con l'HIV-AIDS negli anni 80, c'è un'esplosione di malattie, come dice l'OMS, emerging and re-emerging. Febbre emorragica come Ebola, influenza pandemica, coronavirus, altre malattie che prima o non c'erano o stanno mutando, perché i patogeni mutano continuamente. Secondo, la globalizzazione del rischio. Il rischio alla salute non viene soltanto dal Covid o dall'influenza, viene da incidenti nucleari, viene da incidenti chimici. Immaginate un grosso incidente chimico sul Danubio e la gente muore o si ammala in tutti i paesi che si affacciano sul Danubio. Quindi una globalizzazione del rischio e la necessità di
affrontare questo rischio in maniera più globale, andando al di là del vecchio approccio puramente biologico. E soprattutto sfruttare la globalizzazione, in particolare la trasparenza che porta all'internet. Anche in paesi socialmente controllati come la Cina è impossibile nascondere problemi sanitari di una certa ampiezza perché vengono fuori attraverso internet, attraverso le piattaforme sociali, eccetera. E questo cambia completamente il paradigma in cui si muove l'OMS e la comunità internazionale. Quindi nella SARS nel 2003, la prima grande epidemia della globalizzazione, non ci sono ancora il regolamento sanitario che viene adottato nel 2005, l'OMS prende una posizione di leader, c'è il direttore generale e l'ex primo ministro norvegese Brundtland, che non è molto timido, quindi letteralmente mette la Cina in ginocchio, perché la Cina negava fino all'ultimo che avesse un problema, quindi fa vedere il potere dell'OMS, ma al tempo stesso questo potere ha delle implicazioni politiche. I paesi non vogliono essere messi nella posizione di essere dominati o di avere delle istruzioni vincolanti, tipo Consiglio di Sicurezza, da un segretariato di un'organizzazione internazionale. Quindi l'aspetto politico è appunto sfruttare, ma contenere questo potere e questa capacità dell'OMS di usare networks, di usare l'internet, di usare una valutazione del rischio molto contestuale e molto rapida, eccetera. Ed è questa, se volete, la sfida, e come si dice in inglese, il bargain dell'OMS e dell'IHR e del regolamento, che fa vedere le sue debolezze però in questo momento. Il regolamento sanitario è giuridicamente vincolante, è basato sulla costituzione dell'OMS, un po' come una risoluzione del Consiglio di Sicurezza o un regolamento comunitario dell'Unione Europea, che ha la sua base giuridica non nel diritto internazionale generale, ma in uno strumento, in un trattato, come la Carta delle Nazioni Unite e la Costituzione dell'OMS. Però è vincolante, su questo non ci sono dubbi, e ha 196 parti, quindi uno strumento assolutamente globale. 194 stati membri dell'OMS e due paesi non membri, il Liechtenstein e la Santa Sede, che magari non sono giganti a livello territoriale, ma completano, se volete, un po' il panorama della partecipazione nel regolamento. Quali sono gli aspetti fondamentali? Primo, come ho detto, globalizzazione del rischio. Il regolamento si applica a ogni evento che possa diffondere malattie internazionalmente. Quindi anche un atto di bioterrorismo, anche, come ho detto, un incidente nucleare. E quindi questo allarga in maniera esponenziale il campo d'azione dell'OMS, lo fa, se volete, sovrapporsi ad altri strumenti internazionali, pensate agli strumenti sulla sicurezza nucleare, e gli dà un forte rilievo politico, perché appunto anche un atto di bioterrorismo in parte ricadrebbe sotto il regolamento sanitario. Il secondo, un approccio basato sulla gestione del rischio. Non ci sono misure fisse, le misure devono essere rapportate a quello che è la valutazione del rischio. E questo è importante per rendere il regolamento compatibile con altri regimi giuridici, come quello del commercio internazionale, che sono molto basati appunto sulla gestione del rischio, come l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie. Quindi per cercare di evitare conflitti normativi che indeboliscano il regolamento. Il terzo è quali sono gli obblighi degli stati. Il primo è l'obbligo di avere quello che il regolamento chiama le core capacities, che non sono soltanto appunto il laboratorio all'aeroporto, ma sono i sistemi sanitari nazionali. E questa è una sfida enorme che non è stata veramente di grande successo, perché il modello neoliberale di usare la sanità come uno strumento di profitto, il disinvestimento nelle strutture sanitarie di base, eccetera, eccetera, guardate l'Italia, guardate la Lombardia, cosa è successo. E quello che è successo in Lombardia fa parte, se volete, della logica del regolamento sanitario. Il secondo è trasparenza, coordinazione, cooperazione e self-restraint, cioè cercare di andare in gruppo, in maniera coordinata, in maniera razionale. E in particolare di cooperare con l'OMS. Se ci sono eventi sanitari, ogni Stato deve valutarli e se un certo livello di gravità, notificarli all'OMS e continuare a essere molto trasparenti. Questo è, se volete, la sfida, il lato degli Stati per quanto riguarda la sfida. Cosa fa l'OMS?
L'OMS sfrutta, se volete, le sue procedure, i suoi metodi di lavoro che sono molto basati su network, su dialogo con gli stati, per fare la sua sorveglianza, la sua valutazione del rischio, dialogare con gli stati usare quello che si chiama un sistema di allerta, di alert. L'aspetto più drammatico di questo meccanismo è la dichiarazione di un'emergenza, che è stata nel caso del Covid dichiarata il 30 gennaio, che ha, se volete, valenze politiche, perché una volta che si chiama un'emergenza c'è una certa mobilitazione politica, positiva o negativa, ma ci sono reazioni, ma soprattutto per unire l'emergenza a raccomandazioni. L'OMS può emettere raccomandazioni su misure da prendere. E questo, se volete, è questo grand bargain. Cioè, gli stati danno un'autorità notevolissima all'OMS, perché l'emergenza, le raccomandazioni possono essere prese anche contro la volontà dello Stato dove c'è il problema sanitario. Se la Cina fosse stata totalmente opposta e contraria, non avrebbe impedito al direttore generale di dichiarare un'emergenza. Questa è una grossa autorità, un grosso potere. È una grossa delegazione di autorità data a un segretariato internazionale. Ma in corrispettivo, gli stati sono tenuti, se volete, il potere sovrano di prendere le decisioni finali. Ed è esattamente quello che sta succedendo, che è successo anche nelle precedenti emergenze. Il Covid non è la prima emergenza. Vi ricorderete l'influenza H1N1 del 2009, Ebola nel 2014, Zika nel 2016, Ebola in Congo di nuovo nel 2018, l'emergenza non è ancora finita. E anche se gli stati fanno vedere che sono interessati e usano le raccomandazioni dell'OMS, in particolare per misure interne, sorveglianza, organizzazione del sistema sanitario, preparazione, vaccinazione, eccetera, eccetera, su misure esterne, in particolare commercio, viaggi e accesso al territorio, non ha avuto molto successo. Le raccomandazioni dell'OMS non sono state molto seguite. È un simbolo di fallimento? Non lo so. Sicuramente è, se volete, nella logica di questo grand bargain. I paesi si riservano la parola finale. E quindi anche questo aspetto dovrà essere studiato meglio. Se c'è una possibilità di dare più potere di convincimento, se volete, a queste raccomandazioni, che devono essere molto più strutturate meglio, forse, essere politicamente più sensibili, eccetera, eccetera. Però è un po' questo, se volete, l'equilibrio un po' precario che caratterizza il regolamento sanitario. E chiedere questo, ma pensi che una vicenda come quella che stiamo vivendo avrà, immagino, un impatto proprio sulla posizione che gli stati tengono rispetto all'OMS nel suo complesso? Immagino che, se non ora, quando, qualcuno direbbe, cioè è chiaro che questo, al di là di quello che è avvenuto in passato, è un fenomeno che ha colpito davvero globalmente la nostra comunità e rispetto al quale si è rivelata forse anche questo equilibrio instabile fra la sovranità degli stati e il ruolo delle organizzazioni internazionali. Ma questo è una cosa che mi sembra quasi naturale, diciamo. Sì, in questo momento siamo ancora, direi, in gestione crisi. E purtroppo il tono è stato dato da Trump, con questi attacchi contro l'OMS. L'OMS ha fallito, l'OMS è responsabile della pandemia, l'OMS è stata complice della Cina. Quindi questo purtroppo sta dettando un po' il tono della conversazione. Gli Stati Uniti apparentemente hanno fatto delle proposte al G7 su una riforma dell'OMS, una riforma del regolamento sanitario. Io non ho trovato il testo, è un testo apparentemente confidenziale, ma venendo da Trump non sarei molto ottimista sul fatto che sia di rafforzamento dell'OMS. Questa non è la prima crisi, quindi la crisi, se volete, H1N1, dove l'OMS è stata accusata di aver gonfiato una pandemia che non esisteva, di essere stata complice dell'industria farmaceutica nel fargli fare miliardi e miliardi vendendo vaccini inutili, e poi l'Ebola, invece la critica contraria, di essere stata
troppo lenta, troppo esitante. Quindi ci sono state delle review dopo ognuna di queste crisi e hanno fatto raccomandazioni sia agli stati sia all'OMS che sono in parte accolte e in parte, come sempre, quando finiscono le crisi, specialmente i politici, hanno altre priorità. E questo purtroppo, in questo caso, penso che la finestra da window of opportunity sarà più lunga, spero che riusciremo a sfruttarla. Però una delle raccomandazioni, e questo mi porta alla seconda parte di questo punto, è stata per l'OMS. L'OMS deve essere capace di intervenire in maniera operativa in queste crisi sanitarie e dopo l'Ebola. E quindi l'OMS ha creato un programma di emergenza che non esisteva prima, perché gli stati non hanno mai avuto un interesse ad avere l'OMS come una specie di pompiere che arriva con le sirene, portando materiale, portando pompieri e tutto quanto. Dopo l'OMS questo invece si è rivelato necessario. E l'OMS, devo dire, con successo, data la difficoltà anche istituzionale di creare un programma che non risponde al DNA dell'organizzazione, che si è fatto valere, per esempio, in Congo con l'Ebola. Ha mobilizzato un sacco di persone, ha mobilizzato team sanitari che venivano da altri paesi, ha mobilizzato forniture di materiale che sta mobilizzando adesso nel campo del Covid. L'OMS ha un grosso magazzino a Dubai, da cui partono voli specialmente per i paesi africani, che è una cosa che non sarebbe successa ancora 10 anni fa. Quindi questa è una delle reazioni, se vuoi, al diktat degli stati, giustamente, di accorpare anche una capacità operativa nell'OMS. Quindi l'OMS quello che fa va molto al di là del regolamento sanitario. Il regolamento sanitario non funziona bene nel mezzo di una pandemia. Il regolamento sanitario dovrebbe prevenire una pandemia o contenerla. Se fallisce, come in questo caso, cerca di gestire la crisi, ma non è molto forte. L'OMS sta quindi gestendo la crisi nelle sue funzioni, se vuoi, di emergenza, al di là del regolamento sanitario, aiutando paesi nei limiti del possibile e soprattutto mettendo un sacco di guidance, di linee guida, di raccomandazioni sul suo sito web. Io vi invito a dare un'occhiata al sito web dell'OMS, cioè sono pagine sul Covid e sono pagine con raccomandazioni, principi, considerazioni, analisi che sono utilissime e che non soltanto i paesi usano. E questa è una riflessione, penso, importante dal punto di vista del diritto internazionale. Sono raccomandazioni che arrivano a noi come individui. Ci sono pagine video su come usare le maschere, come lavarsi le mani, sulla distanza sociale. Ci sono raccomandazioni che sono importanti per gli ospedali, per le società. Ho fatto un webinar la settimana scorsa, c'era una grossa società americana multinazionale che diceva: noi guardiamo direttamente il sito web dell'OMS e usiamo le loro raccomandazioni per la nostra strategia corporativa. Quello è molto importante. E se vuoi, è un po' un superamento del vecchio principio di funzionalismo, dove gli stati creano l'OMS, ma l'OMS deve servire agli stati. L'OMS in questo caso scavalca gli stati. E penso che sicuramente gli stati sono ben felici di avere questa guidance più a ampio raggio, però questo uso dell'internet, questo uso dei suoi poteri di emergenza scavalca ampiamente, se vuoi, il diaframma della sovranità nazionale e raggiunge direttamente operatori, anche individui all'interno degli stati. Questo è un punto su cui non ho visto molta letteratura, su cui un po' di riflessione sarebbe utile. Ok, se non ci sono altri commenti, altre domande da parte tua, passo molto rapidamente alla seconda parte, e magari una cosa che appunto state studiando in questi giorni. Ovviamente l'impatto su regimi di governanza di diritto internazionale sono stati enormi, enormi. E i diritti umani, non abbiamo bisogno di dirlo, insomma, siamo chiusi in casa perché i nostri paesi hanno dichiarato emergenza, hanno limitato i nostri diritti civili e politici. Questo ovviamente anche questo richiederà riflessioni, penso, più lunghe, più sistemiche. Però quali sono alcune delle cose che si sentono dire a livello accademico, a livello di policy? Primo, la preoccupazione di derive autoritarie. Guardate l'Ungheria, insomma, Orban ha assunto poteri dittatoriali grazie a Covid, a tempo indeterminato.
il rischio di una normalizzazione di misure di emergenza che sono state introdotte con legiferazione su base di decreti, quindi scavalcando il Parlamento, scavalcando un controllo democratico, e che rischiamo di vedere normalizzarsi anche dopo la crisi. Pensate al post 9/11 e di quelle misure di sorveglianza che sono ampiamente normalizzate. E specialmente, appunto, come sapete, c'è molta preoccupazione sugli strumenti di sorveglianza, di raccolta dati. E non, insomma, se, è una tentazione per un governo dire sì, la pandemia è finita, ma la prossima sta per arrivare, magari. Non possiamo abbassare la guardia. Quindi anche la limitazione di certe libertà e la sorveglianza sugli individui si impone, perché dobbiamo prevenire la prossima pandemia. E questo non è così illogico come argomento, ma porta dei rischi enormi e quindi anche possibilità di controllo sono importanti. E qua per me gli strumenti internazionali a livello del sistema Nazioni Unite, ma anche del sistema europeo e interamericano saranno importanti per cercare di ristabilire un certo equilibrio e cercare di far rientrare gli stati in una normalità di rispetto dei diritti umani. Il secondo punto è quello della limitazione contro le deroghe. E questo, ho visto già un paio di due o tre articoli su questo, che insomma quello che l'Italia ha fatto, quello che molti paesi europei hanno fatto, sono veramente una deroga, non è soltanto una limitazione quasi implicita nel diritto, però nessuno ha notificato una deroga né le Nazioni Unite né il Consiglio d'Europa. C'è una manciata di paesi baltici, europei orientali o latinoamericani che per me hanno. Si sono mossi più nel rispetto delle regole, della logica dei diritti umani. Quindi a questo punto il Comitato sui diritti umani ha emesso una dichiarazione su questo punto, che non dichiarando una deroga si tolgono strumenti anche di monitoraggio, di controllo internazionale. Quindi anche su questo ci sono aspetti molto, molto delicati, trovo. Il commercio, insomma, abbiamo visto tutti, insomma, chiusura delle frontiere, implosione del multilateralismo, una cosa che ho trovato veramente deprimente, Germania, Francia, Repubblica Ceca che si accaparrano tutte le maschere e le tolgono all'Italia, l'Italia che deve comprare dalla Cina. Un momento triste, trovo, anche per il progetto europeo. Anche qua, se volete, un paese in piena pandemia, con i morti che si accumulano, col panico, non sono scelte così irrazionali. Prima penso ai miei pazienti e poi mi posso permettere di essere multilateralista. Quindi, ancora una volta, se si vogliono evitare misure di questo tipo, bisogna intervenire molto prima, molto prima. E penso che bisogna pensare a strumenti nuovi, a strumenti di consultazione, di coordinazione, che permettano agli stati di sedersi e di comparare i propri valutazioni di rischio e di cercare di coordinare misure restrittive che sono necessarie, ma in maniera non coordinata e unilaterale rischiano di, anzi non rischiano, stanno destabilizzando la catena alimentare, stanno destabilizzando le forniture sanitarie, insomma, non soltanto nei paesi poveri, ma anche in Europa, insomma, vediamo la penuria a volte nei supermercati, questa è proprio la. Perché il supermercato è il punto finale di una catena molto complessa che si basa su regole di commercio internazionale. Se si destabilizzano, distruggono questo, è veramente autodistruttivo. Quindi molti paesi hanno notificato l'OMS, l'OMC quello che facevano, quindi hanno agito sulla base delle regole. Ma questo non basta, questo sono, se vuoi, obblighi e impegni procedurali, non tolgono quello che. Molto destabilizzante che è successo adesso. E poi infine se l'aspetto delle organizzazioni internazionali, come abbiamo pure cominciato un po', se vuoi, questa conversazione, ma quello che succederà all'OMS è una pagina tutta da scrivere. Per me, insomma, io spero che sia inevitabile rivedere il regolamento sanitario, perché ci sono dei gap molto chiari, non basta soltanto metterci un cerotto, insomma, c'è bisogno di una riflessione molto più profonda. E questo inevitabilmente comporterà una riflessione sul ruolo dell'OMS nella governanza di queste crisi. Avrà un ampliamento dei suoi poteri o no? In che senso? Cosa potrà fare? Quale sarà il grand bargain a cui si arriverà dopo la crisi, quale sarà il punto di equilibrio. E questo, come dicevamo, è in un momento abbastanza critico nel campo del multilateralismo.
E quello che mi preoccupa un po' è che si innesta su una tendenza che non è nuovissima a esautorare, se non esautorare, un po' marginalizzare le organizzazioni internazionali in favore di strumenti più informali, più flessibili e più dominati da pochi paesi, per esempio il G7, il G7, il G20, ma anche nel campo della sanità. Dei network come la Global Health Security Alliance, che sarà creata nel 2014 dagli Stati Uniti, totalmente al di fuori dell'OMS, scavalcando l'OMS, per cercare di aiutare i paesi a rafforzare i loro sistemi sanitari. Perché non farlo all'OMS? Perché ricade nella logica del regolamento sanitario. La scelta politica è stata di farlo al di fuori. E sento gli Stati Uniti, Trump, Mike Pompeo parlare di altre scelte di questo tipo, di avere un'alleanza di like-minded states, che sembra un po' ritorno al Trans-Pacific Partnership che gli Stati Uniti hanno abbandonato con molto disprezzo al momento dell'inizio dell'amministrazione Trump. Quindi è un momento, trovo, un po' di confusione, ma se si possono leggere queste tendenze anche di movimento verso queste alleanze più informali, più dominate egemonicamente da pochi stati, e che non si capisce bene come si porranno verso le organizzazioni esistenti, le marginalizzeranno ancora di più, sarà una divisione di lavoro che invece le renderà più complementari. Questo per me è ancora tutto da definire. E finisco qua. E sei Sunna, devi Sì, sei su mute. adesso adesso mi sono dato la parola per ringraziarti per questa sintetica, ma direi esaustiva nell'ambito delle cose che si potevano dire in così poco breve tempo, presentazione di tutta una serie di questioni che certamente ci riguardano sia come cittadini, sia come componenti di una comunità più ampia che quella degli stati, diciamo, della comunità internazionale. È chiaro che le difficoltà alle quali alludevi in relazione alla scarsa volontà di collaborazione, di cooperazione all'interno di certe strutture esistenti deriva anche probabilmente da una certa diffidenza che negli anni si è accumulata e che purtroppo le organizzazioni, o almeno gli assetti organizzativi esistenti, non sempre sono stati in grado di capovolgere. Purtroppo, insomma, conosciamo bene le situazioni di inefficienza, di difficoltà all'interno delle organizzazioni, a volte anche di imbarazzo. Non credo che questo, diciamo, ultimo caso sia quello più importante, forse il più eclatante, perché ovviamente ha ripercussioni in tutto il mondo. Però è chiaro che chi ha voluto vedere nel comportamento dei vertici dell'OMS un atteggiamento di eccessiva reverenza rispetto a uno a un importante Stato membro ha avuto gioco abbastanza facile, come hai ricordato in un'altra occasione. È un fatto del tutto eccezionale che il vertice dell'OMS venga ricevuto con tutti gli onori nella sala delle feste di Pechino, al cuore, diciamo, del potere cinese, e che questo avvenga dopo che c'è stato certamente un ritardo che, come però sarebbe appunto opportuno ancora una volta ribadire, come anche tu hai fatto in altre circostanze, non dipende soltanto dall'OMS, dipende anche dal fatto che probabilmente gli stati, che pure erano informati direttamente o indirettamente di quanto stava avvenendo in Cina, non hanno immediatamente preso tutte le precauzioni per
per poter ovviare. Poi è chiaro che in queste circostanze bisogna necessariamente cercare un capro espiatorio e in questo caso ovviamente l'anello debole della catena probabilmente è proprio l'organizzazione internazionale, che è tutto e niente, come noi sappiamo, perché ha una sua personalità giuridica, se vogliamo parlare in termini giuridici, ma la sua personalità giuridica è estremamente debole rispetto invece alla straripante potenza di alcuni stati, che peraltro fanno parte ovviamente dell'organizzazione o dell'agenzia. Io ti ringrazio molto, credo che abbiamo appunto toccato alcune delle questioni più importanti. Se ci sono delle domande, altrimenti ne faccio una io. Francesca, ci dici qualcosa? Allora, sì, professore, buongiorno. Ci sono delle domande, le sto segnando alcune che secondo me possono essere di interesse generale. La prima è questa: possiamo parlare di shared responsibility tra Stati e OMS? Vuoi che risponda subito? Magari sì. Raccogliamone un'altra, se c'è un'altra, sì, facciamo. Sì, assolutamente. La seconda viene da Riccardo Mazzucchelli, che lavora per il segretariato della Convenzione Internazionale per la Protezione Fitosanitaria, e chiede al professore una questione di governance, cioè se ci sono delle obiezioni formali in merito alla possibilità di operare con mezzi solamente virtuali, cioè se gli Stati membri possono valutare appunto che in situazioni di emergenza o comunque per eccezionale urgenza si può scegliere di deliberare attraverso meccanismi di teleconferenza o comunque prestare il loro consenso da remoto, qualcosa di cui si parlava prima, insomma, dell'avvio ufficiale dell'intervento. Quindi anche questa penso possa essere una domanda rilevante. Ma partendo dalla seconda domanda, l'OMS, specialmente in situazioni di urgenza e di emergenza, lavora tutto in remoto. Per esempio, una cosa che non ho detto e che non ho avuto tempo, ma insomma, il direttore generale, prima di dichiarare un'emergenza e di fare raccomandazioni, deve consultarsi con un comitato di esperti che si chiama Emergency Committee, che ha assunto un grosso potere, perché il direttore generale non contraddice mai quello che gli dice il Emergency Committee. Quindi trova, se vuoi, una protezione politica, ma sposta un sacco di potere a questo gruppo di esperti. E quindi solleva altre questioni sulla legittimità dell'expertise, su chi sono questi esperti, quali interessi rappresentano, eccetera. E tutto questo avviene virtualmente. Non c'è modo di portarli a Ginevra a tutto il mondo. Quindi è tutto un lavoro virtuale. Anche in questo momento tutte le raccomandazioni, le informazioni che trovate sul sito web dell'OMS, non è che se li inventa l'OMS o che una manata di colleghi al Ginevra è capace di fare questo tipo di analisi. È tutta una governance by network. C'è dietro tutto network, gruppi di esperti o di organizzazioni partner in tutto il mondo che lavorano con l'OMS per dare credibilità e solidità scientifica, etica, di salute pubblica a quello che poi viene messo sul web. Quello che voi vedete è un po' l'ultimo punto della catena. Anche tutto questo è un lavoro virtuale, tutto virtuale. E come dicevamo prima col professor Nesi, prima di cominciare la classe, COVID sta avendo conseguenze enormi sulla governanza multilaterale. Pensate che l'ILO, l'International Labour Organization, ha annullato la sua conferenza e il governing body le ha posposte al 2021. E questo è un lavoro preparatorio enorme, anche per evitare vuoti decisionali, eccetera. L'Assemblea della Salute, quindi l'Assemblea annuale dell'OMS, sarà tenuta virtualmente per un giorno. Se volete anche voi, via Zoom o Webex, quello che è, potete collegarmi virtualmente a Ginevra il 18 maggio, con un'agenda ridottissima, però annullarla per malattia era il messaggio più disastroso. Quindi sta veramente cambiando la governanza e non so se questo avrà poi dei seguiti, che si scopre la bellezza di un meeting virtuale, perché chiaramente cambia tutto, cambia il modo di negoziare, cambia le procedure, cambia il rapporto di potere, cambia proprio la dinamica che è tipica di una governanza multilaterale. Però è, direi, pienamente accettato la transizione a strumenti virtuali. Per quanto riguarda la shared responsibility,
Come no? Insomma, penso che ormai sia un dato di fatto, anche dopo il lavoro della Commissione per il diritto internazionale, che sia prevedibilissima situazioni di corresponsabilità di stati e organizzazioni internazionali. Dipende dal contesto, dipende dai fatti, dipende da che obbligazioni internazionali possono venire violate. Se lei ha in mente quello che è successo col Covid, nella misura in cui si può considerare che ci sono state delle violazioni di diritto internazionale partendo dal regolamento sanitario, perché no? La Cina può aver violato, per me ha violato, il suo obbligo di valutare rapidamente e di essere trasparente il rischio di questo coronavirus, e l'OMS può avere violato le sue funzioni di valutazione del rischio di emergenza in tempi che sono difendibili da un punto di vista della valutazione del rischio. Quindi per me è prevedibilissima e accettabilissima, se c'è una violazione del diritto internazionale, che ci sia questa corresponsabilità. Ma a questo proposito una domanda te la devo fare io però, Gianluca, perché se si immagina che, come peraltro io concordo, che si possa configurare una qualche forma di responsabilità internazionale, il problema ovviamente è capire chi dovrebbe eventualmente valutare l'esistenza o meno della violazione di obblighi internazionali da parte di un paese o da parte di più paesi. E questa è una conversazione che è cominciata. E io, puoi sicuramente sentire gli avvocati che stanno affilando i coltelli per cercare di attaccare la Cina in ogni modo possibile. Gli Stati Uniti hanno già cominciato, insomma. E lì ovviamente c'è una questione sostanziale, cioè quali regole possono essere state violate. Secondo, come dici tu, con quali sono i meccanismi e quali sono i fori giurisdizionali in cui questo si può discutere. Perché il regolamento sanitario ha un articolo sulla settlement of disputes, ma estremamente aperto e abbastanza debole. E ne discutevamo la settimana scorsa con dei colleghi degli European Society, che dicevano: non si potrebbe fare un parallelo tra quello che è stato un po' pensato tra risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e la Carta delle Nazioni Unite, che una violazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza può essere vista come una violazione della Carta delle Nazioni Unite. E quindi, primo, una prevalenza dell'obbligo statutario in base all'articolo 103, ma teoricamente di attivarla come una violazione della Carta. E siccome il regolamento sanitario non è molto diverso giuridicamente, trovo, da una risoluzione, un atto unilaterale, se vuoi, non si potrebbe vedere una violazione del regolamento sanitario anche come una violazione della Costituzione dell'OMS, che invece prevede nella sua Costituzione, molto interessante, c'è un articolo che è una clausola compromissoria, che dice delle controversie sulla interpretazione o sull'applicazione della Costituzione, se non sono risolte dalle parti o dall'Assemblea della Salute, saranno rimesse alla Corte Internazionale di Giustizia. È una clausola compromissoria, pura e semplice. E quindi vedo dei movimenti in questo senso, perché altrimenti in effetti manca un foro giudiziario. Né gli Stati Uniti, né la Cina, né altri paesi chiave hanno accettato la competenza hanno fatto la dichiarazione unilaterale di accettazione della Corte Internazionale, quindi manca un po' una base giurisdizionale. E sei su mute. Sì, di nuovo. Certo, è proprio così. Il vero problema è in realtà ancor più dell'esistenza di obblighi, è quello di capire quali sono i meccanismi per accertare eventuali responsabilità, e non solo, diciamo, dal punto di vista della valutazione giuridica, ma anche delle procedure per arrivare alla valutazione giuridica, quindi di tutto quello che potrebbe, per esempio, sintetizzarsi nella parola fact finding, cioè in una indagine mirata, volta a comprendere quali sono appunto i fatti, in modo poi da rapportarli alle norme giuridiche. Francesco. E lì è un'altra, aspetta, se posso aggiungere, un altro elemento di difficoltà, perché i fatti si concentrano tutti in poche settimane. Cos'è successo nel mese di gennaio o prima del 31 gennaio? E i cinesi stanno assolutamente eliminando ogni traccia sull'internet che potrà essere utilizzata, stanno riscrivendo la narrativa. E siccome il loro controllo dell'internet all'interno della Cina è totale,
hanno già censurato qualsiasi possibilità di ricostruire dei fatti che possono incriminare la Cina. Quindi anche lì la vedo abbastanza male. Sì, appunto. Perché è chiaro che anche in questo caso bisognerebbe immaginare la esistenza, ovviamente prima che determinati fatti si realizzino, di un apparato che sia un po' sulla falsariga di quello che fa oggi l'OMS, che però non è nata soltanto ovviamente come agenzia di monitoraggio, è nata per tante altre ragioni e soprattutto per favorire la cooperazione fra gli stati. Però è chiaro che in una OMS ridisegnata, forse anche una sorta di corpo ispettivo di esperti ai quali bisogna trasmettere immediatamente e permettendo ovviamente una on-site verification, la esistenza di un sospetto di pandemia o di malattia che comunque può degenerare, potrebbe forse essere messa nel conto. Ovviamente sono sempre gli stati poi alla fine che devono decidere quello che si fa. Prego Francesca, altre domande? Io approfitto del mio ruolo, in realtà abuso, per porre io stessa un quesito, in realtà è più una curiosità al professor Burci. Alla luce di quello che è l'impatto della pandemia rispetto al trasporto aereo, un settore in cui probabilmente è più difficile mantenere il distanziamento sociale o comunque adottare misure di contenimento effettive, mi chiedevo insomma se l'OMS abbia dato delle indicazioni precise, specifiche in questo senso, e se ci siano, non so, degli accordi o comunque un dialogo particolare tra Organizzazione Mondiale della Sanità e ICAO. Tra OMS e ICAO c'è da tempo una cooperazione piuttosto intensa, perché ovviamente, se vuole, gli aeroplani sono il primo vettore di queste malattie. La H1N1 ha girato il mondo in 6 settimane, il Covid ancora meno. E quindi da tempo c'è una cooperazione sia proprio nell'avere degli standard, delle raccomandazioni, delle misure operative che sono razionali ed effettive sia dal punto di vista della salute che della integrità del trasporto aereo, sia anche proprio per la cross-reference agli strumenti normativi di un'organizzazione. Se lei guarda il regolamento sanitario e ha una serie di annessi, l'ultimo annesso, l'annesso 9 o 10, è una specie di certificato, non di certificato, ma di formulario da usare negli aerei per il cercare di fare il contact tracing, la sorveglianza di passeggeri che possono essere esposti a malattie. E quel formulario viene direttamente dall'ICAO, cioè è stato aggiornato ed inserito nel regolamento sanitario. Per cui ci sono cooperazione da tempo, anche a livello operativo, eccetera. Anche con la IATA, per esempio, che è l'associazione ovviamente delle linee aeree, c'è questo tipo di cooperazione che è previsto nel regolamento sanitario, cioè l'OMS deve cooperare non soltanto con organizzazioni internazionali, ma anche con stakeholder, per usare il solito termine, che specialmente dei rappresentanti dell'industria, ma non soltanto al trasporto aereo, penso al trasporto marittimo, per esempio, che hanno un potere normativo, un potere organizzativo, un potere di decisione operativa su certi aspetti che sono rilevanti per il regolamento. Quindi sì, c'è un rapporto abbastanza stretto. Non conosco i dettagli, ma vi ho dato un paio di esempi. Insomma. Grazie, grazie mille. Gianluca, c'è anche qualche accordo fra l'OMS e l'Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni? Perché un'altra dei possibili strumenti da utilizzare, abbiamo visto appunto oggi, dobbiamo andare al di là dei trasporti e dobbiamo anche parlare dell'utilizzazione della rete, e mi chiedevo se c'era per caso sempre nei regolamenti oppure in altre fonti normative un qualche obbligo di cooperazione anche con le organizzazioni che si occupano di telecomunicazione. Ma con l'ITU, OIT, come si dice in italiano, c'è un accordo di cooperazione generale. Non mi risulta che ci sia un accordo o delle procedure concordate specifiche per questa cosa, anche perché l'internet è poco controllato
dall'UIT, l'Internet nelle mani dell'ICANN, che l'ICANN è uno strumento corporativo che pensa a fare soldi e non è particolarmente interessato a questo tipo di cooperazione, che io sappia. Lì ho un po' l'impotenza della governance internazionale sull'Internet, purtroppo. Infatti, anche questo è un altro dei problemi che serve in qualche modo a fare delle riflessioni sulla rilevanza anche della collaborazione fra pubblico e privato in relazione anche a questo tipo di eventi. Bene, io direi, Francesca, se non ci sono altre domande, proverei a. Ci sono ancora due domande in realtà, Allora se facciamole siamo nei tempi. e permettiamo Perfetto. poi al professor Bucci di fare altro, D'accordo, va perché bene. Allora, per pochi minuti è quella della sua pazienza. la prima è la seguente. Nel caso venisse accertata la responsabilità internazionale della Repubblica Popolare Cinese da parte di una giurisdizione internazionale, quale sarebbe l'illecito internazionale che le verrebbe contestato? Seconda domanda? Allora, la seconda domanda invece è, torniamo in materia di diritti umani. Allora, rimanendo sempre in tema di impatto sui diritti umani, il sistema delle Nazioni Unite e il sistema europeo prevedono limitazioni, non sospensioni. Quindi sarà necessario verificare la conformità delle misure con gli obblighi derivanti dalla partecipazione degli Stati a questi sistemi. Questa forse è più un'osservazione, mi sembra di intuire. Dunque, molto rapidamente, la prima questione è un'ottima domanda, perché non è immediatamente evidente quali siano gli obblighi internazionali che la Cina può aver violato. Può aver violato il regolamento sanitario se si prova che la Cina sapeva, era corrente, aveva fatto una valutazione del rischio, aveva proprio riempito i casellari dell'algoritmo che c'è nel regolamento sanitario e tuttavia non ha notificato l'OMS. Ovvio, quello è un obbligo, se vuole, essenziale, perché quello è il punto di partenza per la protezione del resto del mondo. Quello può essere un motivo di violazione o di non avere dichiarato apertamente i dati in suo possesso, perché c'è anche un obbligo, se volete, di dichiarare in buona fede, in piena trasparenza, i dati in suo possesso. Ma il punto è come si prova questo? Ancora lì, io ho detto, io ho fatto, no, sì, no. Alla fine chi sarà incastrato in mezzo è l'OMS, perché la trasparenza delle organizzazioni internazionali non è reciprocata da quella degli stati. Altrimenti, obblighi di diritto consuetudinario. Quello è un argomento interessante che penso verrà discusso, perché c'è gente, e io sono tra quelli, che può vedere un'analogia tra i principi di diritto ambientale, di no harm, do no harm, quindi impact assessment, diligenza, consultazione, per evitare che attività che comportino un impatto ambientale creino danni ad altri paesi. Però qual è la logica del diritto ambientale? Che io sto sfruttando l'ambiente sotto la mia giurisdizione per motivi economici, come una risorsa. Qua manca quell'aspetto. La Cina non stava sfruttando il Covid per farci cosa, gli è sfuggito di mano probabilmente. Quindi manca quell'aspetto. Però quel do no harm per me è un principio che si deve affermare sempre di più. E la pandemia, a mio parere, darà un impulso allo sviluppo del diritto internazionale. Ma dire che è quello un obbligo chiaro in questo momento mi sembra abbastanza azzardato. Quindi anche le possibili norme sostanziali sono abbastanza limitate. Per i diritti umani, io stavo pensando al patto per i diritti civili e politici, che prevede l'articolo 4, la possibilità di deroga, e l'articolo 15 della Convenzione europea, che altrettanto prevede la possibilità di deroga. Quindi c'è una differenza tra limitazione e sospensione o deroga che è prevista da quei due strumenti, ma soggetta al monitoraggio, alla verifica del Consiglio d'Europa e del Comitato per i diritti umani. È questo a quello che mi riferivo. Esatto, con i conseguenti obblighi da parte degli stati che ritengano di dover. In effetti è vero questo discorso. Io ci pensavo oggi leggendo un bellissimo articolo che era ispirato, credo, dal professor Sabino Cassese sul Foglio, in cui si diceva appunto che a gennaio, in effetti il 27 gennaio, l'Italia
dichiarato l'emergenza per 6 mesi, ma non mi risulta, almeno per quello che ne so, che ci sia stata nessuna notifica al Consiglio d'Europa, ex articolo 15. No. E nemmeno la Francia, nemmeno la Spagna, nemmeno il Regno Unito. E come ho detto, a meno che le cose non siano cambiate, i paesi, soprattutto i paesi dell'est europeo, l'Armenia e l'Albania, hanno fatto dichiarazioni dettagliatissime, ma non i paesi occidentali. Perché? C'è una certa di presunzione, siccome siamo paesi democratici, non ci abbiamo bisogno di... Mi sembra un po' preoccupante. Diciamo che in questo contesto un pizzico di umiltà e un pizzico di self-restraint, come si diceva all'inizio, forse non guasterebbe. Io credo che, appunto, a nome di tutti, ti ringrazio moltissimo per questo tuo intervento che ci ha chiarito tanti punti, ovviamente ne ha anche aperto altri scenari e altre complicatissime questioni che non si possono risolvere nel giro di poco tempo, però abbiamo avviato sicuramente, abbiamo diciamo, corroborato una serie di riflessioni che adesso possono nutrirsi anche di informazioni attendibili, perché un altro dei problemi dei quali non abbiamo parlato ovviamente anche la infodimia, no? È questa diffusione di informazioni più o meno false, più o meno coerenti con un messaggio diciamo di a volte di insicurezza, a volte di sicurezza, ma insomma un qualcosa che denuncia in verità spesso quando non c'è malafede quantomeno una scarsa competenza nell'affrontare questioni estremamente delicate che impattano sulla vita di tutti. Gianluca, io quindi devo, e mi fa molto piacere ringraziarti, ti do appuntamento certamente al prossimo autunno, speriamo che nel frattempo le cose siano cambiate, che vadano in meglio, e male che vada però torneremo anche a questi momenti di comunicazione. E quindi a nome dei nostri 90 partecipanti ti sono davvero grato e ci saranno anche altre occasioni ovviamente per approfondire. Grazie infinite, buon lavoro. Grazie a te, grazie Francesca, ottima moderatrice e a presto, tantissimi auguri. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci. Bene, ragazzi, adesso per coloro che hanno invece devono iniziare la nuova lezione di diritto internazionale, vi invito a trasferirvi sul nostro sito abituale. Grazie mille Francesca per aver fatto da coordinatrice e ci teniamo in contatto ovviamente a fra poco. Buona lezione, arrivederci. Grazie, buon lavoro.